c'è la massima giovialità da parte di altre persone per mille motivi, ovvi, perché ognuno ha la sua vita, i suoi problemi, ha le sue preoccupazioni. Però mi piacerebbe porre l'attenzione di più su questo aspetto proprio a tutti i colleghi, di cercare al massimo di dare quello che è giusto dare, anche da questo punto di vista, nei confronti di chi, soprattutto di quelli che riconosciamo, chiederci loro, nei loro modi o addirittura direttamente, come hanno fatto queste persone, di poter dedicargli un pochino del nostro tempo, che per noi può essere una scocciatura, può essere una perdita di tempo perché magari stavamo facendo le bolle, stavamo mettendo a posto le cose, va benissimo, però fermiamoci un secondo e riflettiamo anche su questa cosa. Abbiamo mille problemi, siamo circondati da problemi, però se eliminiamo anche questo fattore perdiamo veramente un grande valore aggiunto che fa parte del nostro essere umani. Allora, il giornalaio è un essere umano inserito all'interno di un contesto sociale. Io ne approfitto di questa tua sottolineatura per, come dire, rimettere avanti la linea editoriale della radio, che ancora non riesce a esprimere tutte le sue potenzialità, perché, lo devo dire, c'è un po' poca partecipazione da parte degli edicolanti. Allora, anche su questo, e cioè sul coinvolgimento della clientela, la radio può dare una mano, può creare dei punti di ascolto, degli speak corner, come dicono gli inglesi, e cioè degli angoli in cui si può parlare, si può esprimere la propria opinione. Noi siamo pronti a raccogliere questa opinione, così semplicemente, magari attraverso un telefonino, o per i più esperti sanno benissimo che basta collegare il computer, andare sulla piattaforma Spreaker, soprattutto per coloro che sono follower della radio, e avere a disposizione una console attraverso la quale registrare la voce dei propri clienti, e poi questo appunto può essere utilizzato dalla radio per far conoscere nel mondo, per far conoscere nel mondo web storie, perché di questo parliamo. A volte l'importanza delle storie non è così scontata, lo voglio dire, Marco. A volte nelle parole delle persone che vivono, come dicevi tu, la quotidianità e che la rinnovano attraverso gli edicolanti, si scoprono degli elementi molto interessanti, perché ogni storia è appunto una storia a sé, ha da proporre delle originalità e dei percorsi di vita che possono a volte risultare come un insegnamento, come un'indicazione magari a far meglio per qualcuno o qualcun altro che invece non aveva individuato possibilità e suggerimenti che quella storia proprio propone. Dunque, Marco, chiudiamo qui allora questa parte dedicata alla libertà di informazione e alla libertà e all'innovazione che l'edicola dovrebbe avere, cercando il suo posto dentro un universo delle relazioni e dell'informazione che sta mutando parecchio. O meglio, io mi volevo rilasciare un angolino per parlare male degli editori, ma insomma lo mettiamo un attimino da parte. No, te lo dico perché poco fa è andata l'intervista con Alessandro Cassinis, che è il direttore del Secolo XIX, uno dei rari esempi di giornale locale che sta tenendo e che tra l'altro sta venendo incontro in qualche modo alle esigenze degli edicolanti, producendo gli abbonamenti in edicola attraverso una carta, insomma l'ha spiegato bene nella sua intervista. Questo non è un buon periodo per i giornali locali e ahimè devo dire, proprio perché gli editori stanno correndo ai ripari, cercano un po' di tutelarsi dalla crisi, ma cercano di tutelarsi loro e non tutelare tutta la filiera, e questa è una logica un po' miope che sicuramente darà un po' d'ossigeno nell'immediato, ma non porta a lontano, non porta alla lunga distanza. Tu che idea ti sei fatto dal tuo osservatorio, diciamo così, provinciale, quindi dando un'occhiata un po' ai giornali locali del tuo territorio? Mi sto rendendo conto che gli editori delle testate locali, che nel nostro caso specifico è il Corriere di Novara, piuttosto che Novara Oggi, quelli sopravvissuti, devo essere sincero, dopo le prime tempeste editoriali, stanno buttando via una grande possibilità. Il giornale locale dovrebbe essere veramente quell'approfondimento
specifico di un'area territoriale ben precisa, che dovrebbe interessare ancora di più gli utenti, quindi i clienti, quindi gli lettori. Invece sta trasformandosi in un'attività che è più la rivendita di o di spazi commerciali, che quindi poca informazione fanno, se non quella meramente pubblicitaria, tralasciando quella che magari invece è, io non sono un giornalista, però quella che potrebbe essere più di stimolo per l'attività professionale del giornalista, cioè quella ricerca dell'editoriale, di approfondimento, di indagine anche, di scoop, se vogliamo usare questi termini un po' forti, che non esistono solo a livello nazionale o per i grandi sistemi, anzi sono ben presenti anche a livello locale e possono addirittura interessare di più. Addirittura alcuni giornali locali hanno rinunciato a questo tipo di attività, trasformandosi semplicemente in quello che era una volta, erano, passatemi il termine, il giornale della parrocchia piuttosto che il giornale dell'associazione o poco più. È un grande svilimento di una risorsa che potrebbe essere molto importante. Capisco che servano fondi e che non ce n'è per nessuno in questo periodo, però se anche quel poco che si ha lo si usa male, l'arrivo finale è molto vicino, insomma non riusciranno a sopravvivere e a superare questo periodo. Potrebbe essere un grande strumento, forse gli editori più che i direttori non hanno ancora ben preciso quale direzione vogliono prendere. Sì, probabilmente è questo, però le avvisaglie non sono certo rassicuranti. Dunque andiamo verso la fine del collegamento, non posso non chiederti aggiornamenti sull'attività sindacale, naturalmente, visto che questo è lo spazio dedicato istituzionalmente all'attività sindacale dei vari sinagi provinciali. Certo, è una delle questioni che come sindacato stiamo portando avanti in maniera, devo dire, anche abbastanza difficoltosa per la nostra realtà locale, è quella relativa alle modalità e ai costi di portatura. Avevo già accennato l'altro mio intervento questo aspetto che sto cercando di approfondire, dove senza entrare nel tecnicismo dell'accordo nazionale, quindi ritiri, regime banco piuttosto che punto vendita, ma per andare incontro a quella che è una necessità di oggi, cioè i costi che oggi vengono richiesti alle edicole sulla piazza per la consegna dal distributore, dal DL al punto vendita, calcolati, identificati nel tempo per una certa entità e un certo movimento di merci e quindi di fatturato, oggi sono meno sostenibili da tutti. Andare a rivedere quella tipologia di costi, cercando magari di applicare o meno l'accordo nazionale, quindi questo famoso 1%, scaricando al DL l'attività di consegna, però cozza con quelli che sono i costi oggettivi. Trovare un corriere, un portatore che stia dentro certi costi sulla base dei fatturati di oggi è veramente un'impresa difficilissima. Allora una delle attività che sta portando avanti proprio il Sinagi Novara e cercare di trovare un accordo che sia soddisfacente per i giornalai, ovviamente, che è il primo interesse comune, ma che sia anche compatibile con il servizio richiesto, cioè con quelli che sono effettivamente i costi per portare tutti i giorni, in qualunque condizione meteo o estiva, i giornali al punto vendita. Non è così semplice collegare le necessità commerciali, economiche di chi fa questo di mestiere con la realtà di ogni singolo giornalaio su una piazza di Novara che ha dei grossi sbilanci, l'edicola che ha fatturati medio-alti e molte edicole che hanno fatturati molto bassi. Trovare una via di mezzo non è facile, ma è uno dei compiti che ci è stato delegato fare. Vi aggiorneremo. Bene, no, vedremo anche le novità che arriveranno in proposito dall'accordo nazionale, che stiamo veramente tallonando passo passo. Domani, a proposito, no, non parliamo di accordo nazionale, parliamo di legge di riforma. Domani dovrebbero arrivare delle novità che trasmetteremo, quindi dopodomani, perché domani Giuseppe Marchica sarà, lo voglio ricordare, in audizione al Senato in Commissione Affari Costituzionali. Oggi abbiamo sentito la posizione dello SNAG, è andato appunto Abbiati ieri per
per l'audizione e domani sentiremo appunto invece quello che dirà Giuseppe Marchica. Bene, allora Marco, io ti ringrazio di questa presenza e testimonianza, per certi aspetti molto stimolante. Torneremo chiaramente sull'argomento e ti invito magari a creare questo collegamento con qualcuno, un editore, un direttore della qualche testata locale, in maniera tale che possiamo creare un bel dibattito, iniziato da poco e speriamo abbia un po' di futuro. Fabio, perfetto, io ribadisco che l'ho promesso pubblicamente, cercherò di fare il possibile per far intervenire in radio almeno uno degli editori delle testate locali. Giornalisti ed editori sono un po' duri di d'orecchio. È proprio lì, capirsi e parlarsi non è sempre facile. A presto Marco, buon lavoro.